1995. Grazie anche alla disponibilità di un agente di assicurazione che ha conseguenza un suo percorso personale, una sua obiezione di coscienza professionale. Lascia questa struttura, questa agenzia, questa impresina, questa impresa, a un gruppo di persone del territorio che hanno già intrapreso un percorso all'interno di quella che si chiama già allora il consumo critico, nel 1995, e quindi viene costituita la cooperativa Caritas, che ha come attività l'orientamento etico nel campo sanitario. Nel 1995 viene costituita questa cooperativa che raggiunge ben 2700 soci in Italia, a un certo punto della sua storia. Congiuntamente alla costituzione della cooperativa viene aperta la prima bottega del mondo di Caes a fianco della struttura provinciale e nasce l'associazione PES, che di fatto è il primo gas italiano, nel 1995. Il progetto di economia solidale PES, che è quello che poi raggiunge i famosi 1800 soci, gli stessi soci della cooperativa e di associazione sono gli stessi. Soci che sono sia persone fisiche sia persone giuridiche, perché naturalmente il percorso, il progetto si muove all'interno sia della persona ma anche delle filiere del consumo critico che allora erano prevalentemente il commercio equo e la cooperativa sociale, l'associazionismo e la cooperativa, una parte dell'associazionismo e la cooperativa sociale. Dal 95 ad oggi CAES si è trasformata dal punto di vista societario, pur mantenendo però naturalmente la radice principale. Oggi CAES è un consorzio nazionale, che si chiama CAES Italia, è una struttura consortile, sempre in forma cooperativa naturalmente, di 11 dipendenti. In questi 15 anni ha aggregato intorno a sé, sotto il punto di vista, diciamo così, di partner assicurativi, quindi clienti in un certo senso, gran parte del no profit italiano. CAES assicura la WWF, Amnesty International, l'ambiente, circa 3.500 cooperative sociali e qualche migliaio di associazioni, più tantissime persone che comunque fanno parte di questo, questo circuito. Questi sono i galloni, insomma, di CAES. Poi, di fatto, anche il successo in qualche modo che questo progetto ha avuto è dato dal fatto che CAES è diversa dal punto di vista assicurativo, non è diversa soltanto da un punto di vista imprenditoriale, cioè l'impresa CAES assicurativa è sicuramente diversa dall'impresa assicurativa del vostro agente di assicurazione tradizionale. Che intanto è forma cooperativa, ma poi perché il vostro agente tradizionale probabilmente vende le polizze della compagnia di assicurazione per cui lavora, no? Paga le provvigioni in conseguenza a quello che vende. Noi abbiamo fatto un lavoro un po' particolare, abbiamo strutturato una ventina di progetti assicurativi con delle logiche completamente diverse da quelle che le tradizionali hanno, partendo dal presupposto di recuperare il principio di mutualità, partendo dalla premessa che secondo noi la polizza assicurativa è uno strumento di prevenzione al disagio, cioè non è uno strumento per portare via i soldi alla persona, e come tale deve essere costruita per dare reale tutela assicurativa al soggetto che lui viene questa attenzione, e quindi deve avere delle caratteristiche di un certo tipo, deve essere una polizza che ha una garanzia dove non dovrebbe mancare niente, perché un po' negli anni la logica è stata sempre quella da parte del proprio delle strutture assicurative di vendere delle polizze parziali, di accorgerti che manca un pezzo quando ti accade il fatto, e quindi in quel momento allora la gente, il produttore, perché la maggior parte di questi produttori viene a dirti ah no, ma questo non l'avevi chiesto, l'ho controllato, se però adesso lo vuoi dammi altri 500.000 lire, no? 500.000 lire su queste dinamiche. Quindi il tentativo è quello di creare proprio delle polizze multirischi per settore, per l'associazione, per la cooperativa, per la persona, per la famiglia, dove c'è una complessità di tutela per cappello.
Questa è una delle principali logiche di costruzione di questa compatibilità. L'altra è che forse la più importante è quella che la mutualità è assolutamente completa, cioè la forza dell'abitazione, la forza della bottega del mondo, la forza dell'associazione, della cooperativa, il cash costa uguale a tutti i danni. Cioè la bottega del mondo o Pappes di Napoli paga tanto quanto Chico Mendes di Milano. No. Invece nelle altre strutture non è così, perché a Napoli chissà perché deve costare di più, sto prendendo costo uguale a parità di valore, e poi un Chico Mendes talmente grande che paga sicuramente molto di più di Pappes di Milano, perché ha più merce, perché ha più valore da assicurare, i tassi che vengono applicati sono i più uguali per tutti. Come la polizza abitazione di CAES ha all'interno tantissime cose che ovviamente non ci sono, ma ad esempio, visto che è d'attualità, purtroppo ha l'evento catastrofale, no? Che è quindi terremoto, gli eventi atmosferici, l'evento catastrofale, che nelle polizze tradizionali non è dentro automaticamente, uno lo deve chiedere, se lo vuole, e se lo chiedi ma abiti all'abita non te lo danno. Perché siccome è zona sismica, allora è rischioso assicurare l'evento catastrofale all'acqua. E invece queste polizze, ad esempio, l'evento catastrofale è dentro sempre, per cui ci saranno tanti amici di Como che hanno la polizza di abitazione di CAES, che hanno l'evento catastrofale, quindi stanno buttando via 3 euro per niente, ma questo permette di poter andare all'Aquila e gli ho dato 2 o 3 differenze, ma poi ce ne sono molte altre. Tra l'altro CAES è stato oggetto negli ultimi 8 anni di 7 tesi di laurea, in 3 in particolare, che hanno fatto un lavoro proprio comparativo tecnico, per cui è molto importante anche di storia di analisi tecnica. E queste sono le cose che ci sono. La nostra polizza di abitazione è considerata nell'ultima tesi in assoluto la polizza più corretta che viene venduta oggi. Quindi CAES ha queste caratteristiche, ha un impianto imprenditoriale che è completamente diverso da quello tradizionale, ha una storia che in qualche modo è la storia che ha permesso di far partire anche tutto quello che vediamo qua, perché CAES ha partecipato 11 anni fa a tutto il lavoro di costituzione della rete RES, che poi ha portato dei gas in Italia, è socio fondatore di Banca Etica, il primo come socio fondatore. Quindi ha nelle proprie radici insomma, un certo tipo di logica, e per questo insomma, lavora anche in un certo modo e fa questo tipo di... Da anni noi abbiamo sempre cercato, proprio sulla base di questi principi, di poter incidere all'interno di quello che è secondo noi, la polizza, fra parentesi, più importante. Sicuramente la più importante se si considera il numero di persone che la devono avere, che è l'RCA. Tutti questi anni le risposte più o meno diverse che abbiamo avute sono state: quando CAES avrà 20.000 clienti, allora ci mettiamo ancora una tavola a discutere. Comunque questo, nel senso che la dimensione, chiedevano un gruppo d'acquisto talmente grande, già costituito, per poter incidere in questa cosa, che non è stato possibile. Una serie di coincidenze invece recenti che sono venute circa 7-8 mesi fa ci hanno permesso di rientrare un attimo in questo tipo di verifica di richiesta per questa compagnia di assicurazione con cui ovviamente lavoriamo, che assicuro. La presenza di questi dirigenti di R+V, che è il socio di riferimento di Assimoco, che è il movimento la compagnia del movimento cooperativo tedesco. Assimoco è la compagnia del movimento cooperativo italiano, così presentato anche chi sono i partner su questo progetto. Sono invece resi molto disponibili ad aprire un tavolo di discussione di verifica su questa cosa. Noi siamo andati in maniera molto croccante, come facciamo sempre, dicendo che la logica che veniva portata avanti dalle compagnie italiane sulla RCA, quindi anche la Assimoco, la loro partecipata, era una logica assolutamente iniqua, scorretta, e che non aveva ragione di essere portata avanti in termini. Con questo faccio però una piccola precisazione. Voi sapete cosa sta accadendo oggi in Italia sulla RCA, nel senso che fino a un po' di anni fa la RCA auto era una tassa di Stato, e quindi ognuno pagava la sua quota, la sua tassa obbligatoria, ed era uguale per tutti.
parità di profilo, cioè la stessa macchina, pagava uguale in tutti i casi. Poi quando lo Stato ha liberalizzato e ha dato alle assicurazioni questa roba qua, le assicurazioni hanno cominciato a spacchettare geograficamente l'Italia e dire no, ma di qua si fanno più incidenti, di qua ne fanno di meno, quindi qua facciamo parlare così. E tutta questa cosa è andata avanti in questi 20 anni per arrivare adesso a determinare non soltanto uno spezzatino geografico enorme, no? Perché prima era la regione, poi è diventata la provincia, adesso addirittura ci sono delle città, adesso ci sono addirittura delle città dove la stessa compagnia ha dei tassi diversi in conseguenza dove tu sei residente. Poi c'è l'età, se hai sotto i 26 anni, sopra i 26 anni, se sei sotto i 54, sotto i 54, se sei uomo, se sei donna, e non so cos'altro per determinare se costa, devi pagare di più, devi pagare di meno. E la cosa peggiore ancora è che oggi questa statistica, quindi il cambiamento del tasso, viene fatto una volta l'anno, ogni 4 mesi. Mi scusi, ma perché all'estero costa sensibilmente di meno? Come? Perché all'estero costa sensibilmente di meno? Perché portano avanti delle logiche diverse. Cioè poi costa di meno dipende, costa di meno in percentuale. Cioè la media del costo sullo stesso profilo all'estero costa di meno che in Italia. Però in Italia ci sono delle zone dove costa di meno che in Francia e delle zone dove costa il doppio. Adesso vi spiego anche perché, proprio per quello che sto dicendo, perché per determinare dei costi hanno inserito una serie di variabili talmente ampie, in più queste variabili vengono ricalcolate ogni 4 mesi. Tant'è vero che non so se voi avete letto l'articolo di Altra Economia che ha lanciato proprio il progetto Ethicar 4-5 mesi fa, perché io e Pietro Reitano, che è il presidente e il direttore di Altra Economia, ci siamo messi su davanti a un computer e inserendo i nostri profili abbiamo cominciato a giocare un po' con tutte le piattaforme che ti permettono di fare i preventivi e ci spostavamo soltanto di residenza, cioè rimaneva lo stesso profilo, la stessa età, la stessa macchina, la stessa classe di merito e ci siamo spostati, abbiamo girato l'Italia dicendo che una volta abito a Milano, una volta abito a Torino e via dicendo, insomma è quella una cosa che è veramente allucinante. Cioè lo stesso profilo abbiamo trovato, non abbiamo fatto tutte le province, tutte le regioni perché era impazzire, ma su tutte le lavorazioni che abbiamo fatto abbiamo trovato lo stesso profilo che da una parte costava 700 euro e da un'altra parte costava 1900, lo stesso profilo. Allora io dico che è vero, perché l'abbiamo fatto anche qui una ricerca, è vero che in Italia, quindi questa è una risposta parziale alla tua domanda, in Italia è l'unica nazione dove qui c'è presente vere e proprie organizzazioni criminali che fra i loro rami d'azienda hanno anche la truffa assicurativa, no? Si parla proprio di milioni di euro l'anno di truffe assicurative, quindi non stiamo parlando di, non è che ti metti d'accordo col carrozziere e rubi 100 euro, quelli sono proprio gente che incassa i milioni di euro per botta, perché sono quelli che vanno in giro proprio le persone a guardare le auto parcheggiate, vi spiego come fanno, per proprio gamba, le auto parcheggiate, tirano giù il numero di targa, il numero di polizia assicurativa, poi vanno al pronto soccorso, aspettano la gente che è al pronto soccorso, che è caduto, si è rotto la gamba, si è rotto il braccio, e dicendo ma per altri motivi, convincono la famiglia a guadagnare qualcosa su questa cosa e alla compagnia di assicurazione gli arriva, dopo un mese e mezzo mediamente, gli arriva la richiesta d'anno con l'importo, la visita medico legale già fatta che determina che quella persona ha 10 punti di validità permanente, mandata naturalmente non legale, e due testimonianze giurate che dicono che quell'auto che quel giorno era lì, quando è ripartita dal parcheggio, non ha visto il pedone, quale per evitare l'auto, è stato investito per evitare l'auto, ha fatto questo. Queste sono proprio organizzazioni criminali dove c'è dentro il medico legale, l'avvocato, e questa è una realtà italiana, no? Questa esiste, questo è vero, no? Però come dicevamo ai nostri buoni amici tedeschi, dicevo, però voglio dire, non sono le compagnie di assicurazione che devono risolvere alzando i prezzi su quelle aree in cui prevalentemente accadono queste cose, il fenomeno. Magari dovrebbe essere la giustizia che risolve questo tipo di problemi, no?
Quindi in Italia succede anche questo, no? Succede che anche siccome esiste questo fenomeno, e questo fenomeno prevalentemente negli anni passati era esclusivamente in alcune aree geografiche, quelle aree geografiche sono state penalizzate in maniera incredibile, anche vero che le famiglie per bene, come le nostre, che abitano lì, stanno subendo, no? Questa cosa. Tenete presente poi che siccome esiste un fondo, tutte le compagnie di assicurazione, che tutte le polizze che noi paghiamo hanno dentro una piccola percentuale che è questo fondo di garanzia, chiamato così tutela, che va a tutelare le persone che sono state, appunto, subiscono un danno con i mezzi non assicurati e che quindi non hanno possibilità di essere risarcite. Perché anche questo poi, l'altra truffa, sono le cose false delle assicurazioni. Quindi noi abbiamo il 18% delle macchine che girano in Italia, oggi arriverà il 10%, cioè arriverà il 18%, il 18% pare che siano senza assicurazione valida. Molte, perché è vero che vengono dalla truffa assicurativa, che sono tagliate false, ma molte perché non hanno i soldi per pagare l'assicurazione, tanto è vero che quella percentuale che si è spostata è una percentuale a breve termine, a breve tempo, cioè nel senso che un 7-8% degli italiani sono in giro senza assicurazione perché non hanno i soldi per pagarla. E non sono in giro senza assicurazione sempre, sono in giro senza assicurazione magari per un mese e mezzo, quando riescono a fare dei soldi per poter correre a pagare l'assicurazione. Ma è un 8% che corre continuamente incontro in ritardo sul pagamento della polizza. Tutto questo determina questa situazione, per cui le compagnie, per a detta loro, per doversi tutelare da tutto quello che vi ho raccontato da tanto altro, le truffe assicurative, il mancato pagamento, le aree geografiche particolarmente a rischio, hanno messo in piedi tutti questi meccanismi di verifica di costo per area geografica, me ne do conto anche delle truffe, tutte queste cose qua, e ogni 4 mesi vi fa questa. Il giochetto che abbiamo fatto io e Pietro, tant'è vero che dopo 5 mesi l'abbiamo rifatto, ti viene delle cose incredibili, no? Vedi che in un certo area geografica, che 4 mesi prima probabilmente era una delle compagnie che costava meno, dopo 4 mesi è quella che costa di più. Perché quella compagnia probabilmente in quei 4 mesi precedenti ha avuto nella casualità una frequenza di sinistri molto importante, molto grossa, per cui i suoi tassi sono schizzati, e quindi quando rifanno la tassazione per i prossimi clienti sono schizzati. Allora, questa roba qua, cioè, non funziona, nel senso che secondo noi la RC-Auto, appunto, siccome la polizza assicurativa è uno strumento di prevenzione di disagio, che la RC-Auto è in assoluto la polizza più importante, e io direi la inserirei tra l'altro all'interno di quello che sono nella logica per tutti noi un bene comune, perché il fatto che la gente sia in giro senza assicurazione è certamente è pericoloso per tutti, e quindi va creata una situazione di crisi. Etica nasce per questo. Etica è praticamente un progetto per dimostrare al mondo assicurativo, che è più importante di quello bancario, perché sapete che viviamo in un paese come l'Italia dove le vere concentrazioni finanziarie non stanno nelle banche ma stanno nelle assicurazioni, l'unico paese al mondo dove le assicurazioni si comprano le banche e non viceversa, ma veramente purtroppo cade questo. Quindi, cioè, è uno strumento di cambiamento. Allora, siccome è uno strumento di cambiamento, di orientamento etico veramente in un settore che è importante perché ci riguarda tutti, noi abbiamo valutato che dal momento in cui c'è stata la disponibilità di questa compagnia, che il mondo del consumo critico per eccellenza, che sono i gas, poteva essere il target da unire, da coordinare, a cui proporre un percorso di cambiamento. Quindi nasce Etica con una convenzione che è stata sottoscritta tra KS e Assimoco, che ha all'interno una serie di cose. La premessa della convenzione, poi io ho qua delle copie, poi fate parte del DES, sì. Poi loro hanno tutte le parti informatiche, per cui hanno tutto. La premessa di questo contratto che è stato sottoscritto fra CAES e Assimoco è proprio questo, che ha questo obiettivo, questo progetto ha l'obiettivo di andare a omogeneizzare le tariffe delle nazioni. Questo è assolutamente una possibilità da non perdere, secondo me, per andare a modificare delle cose importanti. Ma dentro questa cosa, per cui
la partenza purtroppo, per cui c'è una mediazione abbastanza interessante e anche aspro, la partenza riguarda uno spunto molto importante, nel senso che noi abbiamo detto, partiamo con una tariffa regionale, no, passo alla volta. Per cui in questo momento c'è proprio da coordinare tutto l'acquisto nazionale, noi siamo presenti sempre, insomma, siamo stati anche quest'anno allo sbarco gas, presso la parte della finanza etica, del tavolo della finanza etica italiana, per non aver messo, per cui questo è un progetto che è stato presentato alle assembleare al Furlo di recente, è stato ripresentato a Genova, a Venezia settimana scorsa, è partito adesso anche il tavolo nazionale della finanza etica all'interno del RES, quindi stiamo girando in Italia praticamente per incontrare il gas, per partire, sono già partiti perché sono già delle aree geografiche che sono andate avanti, hanno già portato avanti tutto il ragionamento e quindi abbiamo questa scontistica molto, molto importante. La convenzione è costruita esattamente con le logiche di un gas, nel senso che c'è il fornitore, che in questo caso è Assimovo, il vero fornitore non è gas, ma Assimovo, all'interno del contratto, che ha dato, quindi alla fine di ogni anno ci sarà un tavolo di confronto con un gruppo di riferimento del gas nazionale, quindi la SRS tramite il gas poi a portare avanti questa logica, perché non è che possiamo andare una commissione di verifica del fornitore, possiamo essere andati 900, no? Dico 900 perché 900 sono i gas censiti in rete gas oggi, non è che ogni gas manda uno perché se andiamo 900 in commissione, qui ci deve essere comunque una situazione in cui si crea una commissione di verifica, a Smoco ci darà tutti gli elementi, poi c'è CARES naturalmente, tutti gli elementi degli andamenti del gruppo d'acquisto etica nazionale e lì poi si tratterà proprio per l'anno da fare l'anno successivo. In presenza poi di andamenti tecnici particolarmente favorevoli, l'andamento tecnico è la differenza che c'è tra il premio raccolto e i sinistri pagati, cioè se io incasso 100 come assicurazione e pago 50, l'andamento tecnico è del 50%. In presenza di un andamento tecnico molto particolarmente interessante che è il 57%, Assimovo si è impegnata contrattualmente poi a creare un fondo di sostegno per la rete nazionale. Adesso io questo aspetto lo racconto perché sta nel caso, perché è comunque importante. Ribadisco che per me l'importanza maggiore è il progetto politico di poter andare a cambiare un po' di situazione, anche se poi su questo profilo qua stiamo parlando di tanti quattrini, perché ogni due punti in meno al 57% viene erogato un 2% sul contante. Voglio dire, su ogni milione di euro di premi raccolti dalla moneta assicurativa sono 10.000 euro. Fate conto che un milione di euro di premi assicurativi sull'auto si è fatto un conto di una media di 650 euro per auto, Descomo un paio di milioni di euro su tutte le famiglie, su quante dei loro gas. Qui stiamo parlando di cifre interessanti, poi ogni due punti in meno al 57 scatto 1%. Tenete presente che noi come CAES sul nostro portafoglio auto, che è molto simile, sarà molto simile a quello dei gas, perché è su tutto il territorio nazionale anche il nostro, è fatto dal mondo delle associazioni delle cooperative, dai loro lavoratori, noi abbiamo 43%. Quindi direi che se il gruppo d'acquisto Ethicar fa come il gruppo d'acquisto CAES in questo momento esistente, che stiamo parlando di 10 punti sul montante, per cui potrebbe essere anche interessante sotto il punto di vista proprio finanziario per il movimento gas italiano, anche se poi su questa cosa bisognerà capire che uso se ne farà di questi quattrini, no? Perché anche all'Assemblea nazionale si è parlato molto anche di questo argomento, ma in questo momento non c'è un soggetto gestore, no? di queste cose. Tenete presente che c'è già un altro progetto simile, che è quello della coenergia, che ha anche lei lo stesso meccanismo poi di sostegno alla rete gas. Per cui sarà il nuovo tavolo RES che si sta muovendo adesso, ha ben presente anche questo tipo di cose, quindi lavorerà. Scusate. Ho visto mio figlio in giro, non è possibile.
Quindi questo è il progetto etica. L'attivazione del progetto non è semplice, nel senso che l'attivazione del progetto è un percorsino non brevissimo. Perché? Perché per rispondere a centinaia di richieste di preventivo che stanno già arrivando, anche se sono ancora registrati, per noi come CAES non è sostenibile, nel senso che noi siamo i 11, ma neanche se staccassimo una persona dedicata tutto il giorno a far preventivi per auto riusciremo a sostenere le richieste, no? Per cui su questa cosa tutto questo è stato possibile perché RQV, la compagnia tedesca, la Simoco, ci hanno messo a disposizione una piattaforma informatica, quelle piattaforme che trovate in internet e che vi fanno il preventivo di sicurezza. Questa piattaforma si chiama Mia Simoco, è una piattaforma già funzionante perché viene usata dalle BCC per fare i preventivi RC Auto ai loro correntisti. E quindi questo ci ha permesso di poter fare questo, questa proposta, altrimenti era insostenibile. Per però avviare questa proposta, quella piattaforma deve essere caricata, cioè il database di quella piattaforma deve essere caricato. Qui l'attivazione è determinata dal fatto che CAES sottoscrive un accordo col DES o con il GAS costituito. Il GAS costituito, il DES, deve raccogliere tutti i codici fiscali dei suoi gasisti, delle famiglie poi, perché siccome stiamo parlando di un'area test che riguarda l'auto di famiglia, delle famiglie, nelle famiglie ci sono più di un'auto, perché i titolari dell'auto sono la moglie, il marito, alcune volte c'è il figlio. E il socio del GAS o del DES è una persona che però di fatto rappresenta la famiglia. Per cui la raccolta non è soltanto sul gasista iscritto al GAS o al DES, ma di ogni gasista che deve portarsi appresso anche i codici fiscali dei suoi familiari che sono titolari di un'auto, perché altrimenti allora è precluso di fare questa. Per cui c'è tutta questa raccolta, c'è il caricamento del database, che può essere fatto direttamente dal DES, perché con la sottoscrizione o del GAS, l'atto della sottoscrizione dell'accordo al GAS o al DES viene dato una password tramite la quale può dal giorno dopo entrare e caricare i suoi iscritti, i codici fiscali. Io in questo momento lo sto sconsigliando a tutti di farlo autonomamente, perché questa operazione autonoma determina l'inserimento singolo di ognuno, cioè di stare lì e inserire singolarmente tutti a mano. Sì. Mentre invece noi possiamo inserire tutta la lista, nel senso che è proprio un Word particolare che è stato già distribuito, l'ha già mandato, aveva messo il codice fiscale in una riga particolare, perché poi gli informatici con quella formato tirano dentro tutto. Una volta che questo è fatto, dal giorno dopo tutti quelli che sono presenti nel database possono, passando dal sito di CAES e andando alla sua pagina etica, farsi un preventivo. Inserendo il codice fiscale viene riconosciuto dal database, il database ti manda sulla convenzione, no, che ha queste caratteristiche dicendo, e ti elabora un preventivo sulla base della tua richiesta. Ti arriva un preventivo, tu lo guardi, se ti accorgi che c'è qualcosa che non va, nel senso che hai sbagliato a mettere una cosa, oppure il fuoriincendio non lo vuoi più perché costa troppo, dicendo, insieme al preventivo ti viene dato un tuo codice personale, ritorni sulla piattaforma, inserisci il tuo codice personale, ti rimandi sul preventivo che hai fatto, ti permette di correggerlo. E quindi poi c'è un'autonomia della persona, del gasista, rimane però codificato all'interno del gruppo d'acquisto nazionale. Tant'è vero che poi alla fine dell'anno, quando ci saranno tutte le statistiche che la compagnia ci fornirà, ci sarà la statistica per singolo GAS, per singolo DES e poi il nazionale, anche poi il gruppo d'acquisto nazionale. Questo è, adesso molto anche un po' velocemente, come funziona il meccanismo. Adesso mi fermo, se avete qualche approfondimento, poi possiamo andare avanti. Una domanda è, ma vale che con le moto? No, ho detto prima, soltanto auto della famiglia. Ah,
cioè già se c'è un come si chiama quelli che trasportano furgone, furgone no, penso che il gruppo d'acquisto è fatto per le famiglie di gas, per i loro mezzi di famiglia. Era una moto? No, no. Soltanto auto. La moto te la facciamo per casa. Pagamenti come si fanno? Attraverso banca? Non ho capito, scusa. I pagamenti come si fanno? Sì, il pagamento si viene fatto con bonifico. Bonifico bancario. Sì. Funziona già, cash funziona già così, nel senso che se tu vai a fare un preventivo sulla cash, l'abitazione dal nostro sistema, ti arriva il preventivo per mail, se il preventivo ti va bene, fai il bonifico alle coordinate, ci torni indietro il preventivo firmato con il bonifico e mettiamo la polizza e ti arriva la polizza per mail. Il nostro sistema operativo è già così, quello di cash. Questo è identico però sull'auto. Vabbè, sono arrivato adesso. Mediamente un RC auto, diciamo, che si fa solitamente online, tipo non so, online, l'ortopedia, che cosa, mediamente fate che si può risparmiare. No, allora, sulle telefoniche secondo me non risparmiate niente. Però questo poi è un problema interpersonale, cioè nel senso che qui purtroppo lo devo mettere dentro, cioè diventa poi un problema di scelta. Voi sapete che le compagnie telefoniche italiane tutte, dalla prima all'ultima, da quella della Unipol a Direct Line, che è la più importante, la più grossa ex Royal Insurance, sono tutte implicate in problematiche sindacali, no? Nel senso che sembra che ci siano call center con Domenico La Frusta dietro, per cui poi è una scelta, cioè lì costa anche poco perché se non pagano il personale. No, non costa così poco. No, perché ti dico questo, per esempio, magari in alcune zone geografiche magari costa anche costa meno. Penso che c'è una scontina, cioè c'è la tariffa a Sivoco ordinaria, no? Ed è uno sconto del 25% sulla RC Auto, uno sconto del 40%, poi qui al computer perché non ho ancora memoria, però non sbaglio di tanto. 40-50% sul furto incendio, c'è uno sconto del 20-25% sull'infortunio conducente, c'è uno sconto del 10% sulla casco totale, c'è uno sconto del 25% sulla collisione che la mini casco, nel senso che la partenza è le polizze tra Assimoco che sono in corso oggi, che trovi in una BCC o un'agenzia Assimoco, con questo sconto. L'obiettivo è che fra un anno però si va lì e si fa un discorso con un fornitore trasparente che è disposto a... La premessa del progetto è la omogeneizzazione delle tariffe. Cioè l'iniquità oggi è che la stessa macchina, lo stesso profilo, da una parte costa 500 euro, da una parte costa 1500 euro. Questo sta creando veramente un disagio sociale enorme. Quindi l'obiettivo è modificare quella roba lì. Poi se mi dici sulle telefoniche ti dico già subito che difficilmente. Può darsi che in alcune, aree dove la tariffa si muove è particolarmente buona, per le stesse logiche per cui noi stiamo cercando di cambiare le cose, con questi sconti vada alla pari e costi anche meno delle telefoniche, però è una casualità. Comunque io posso portare anche un altro tipo di testimonianza, ad esempio la vecchia. Ormai sono quasi una decina di anni che ho l'assicurazione per auto fatta con fino all'anno scorso ho avuto quasi per 5 anni mi sono trovato abbastanza bene per il mio rispetto, poi la tradizionale cosa di avere una figura che ti proponeva tariffa, che cosa ho visto che si risparmiava di molto. Quest'anno facendo il paragone tra l'Inera e Direct Line c'era una differenza di 100 e fischi a euro, chiaramente vabbè, uno va a risparmiare, che cosa, poi parliamo di una situazione di Direct Line che non so se perché magari per la pubblicità martellante che ti fanno vedere in televisione o che cosa, ti dà l'impressione che sia una assicurazione seria, affidabile. No, ma è seria. L'unica cosa, l'unico
dubbio che ho avuto ultimamente è che mi ha mandato per la prima volta, che sono quasi 20 anni che guido la macchina, praticamente mi è arrivata via mail una comunicazione in cui l'assicuratore mi diceva che sono stato implicato in un incidente il giorno Pinco Pallo con un autoveicolo che sinceramente io non ho mai fatto. E molto probabilmente o loro stanno cercando di dire, tirano fuori magari il numero di polizza a caso, mandano questa comunicazione al contraente, se il contraente non dice niente, Pram gli aumenta. No, non è possibile, bonus. Non può succedere questo. Nel senso che sei finito dentro in una truffa assicurativa, qualcuno ha comunicato la targa della tua auto rispetto a un fatto che probabilmente tu non hai vissuto. Però ritornando al discorso delle compagnie di assicurazione, Dietline è la ex Royal Insurance. La prima volta che CAES ha tentato di fare qualcosa l'ha fatta con Royal Insurance, stiamo parlando del 2000, degli anni 2000. Di fatto che era ancora cooperativa. La cooperativa CAES andò a firmare ai famosi torri di Sesto San Giovanni, perché prima la Royal Insurance era tutta di una torre di quelle rotonde, adesso si è sposta a quella rettangolare. Andò a firmare una convenzione con il direttore generale della Royal Insurance, tale inglese Chico Mendes, e firmò una convenzione per cui noi avevamo la possibilità di vendere le polizze dell'allora Royal Insurance, oggi da Airline, tramite agenzia. Quando abbiamo fatto questa cosa, dopo un mese, quelli che allora erano gasisti, ma non si chiamavano ancora gasisti, perché stiamo parlando del 2000, i propri primi, che erano già molti clienti di CAES, ci hanno minacciato, ci hanno detto che se noi non lasciavamo, non abbandonavamo questa relazione, allora se ne andavano come soci. Poi sai, cioè io ti porto un rimando che arriva dal vostro mondo, cioè, nel senso che già allora c'erano grossi problemi proprio con queste strutture telefoniche, perché è appurato, voglio dire, che c'è un abbattimento di costo che prevalentemente è determinato da un non costo della manodopera che poi gestisce le cose. Questo poi ognuno fa le sue scelte, la vita ci mette, però questo esiste, questo è fuori dubbio. A livello sindacale sappiamo che sono aperte partite sindacali con tutte le compagnie telefoniche. Perché il call center, quello che abbiamo sentito fare tu, ambientini un po', quelli sono tutti basati su call center, cioè lì non c'hai l'agente, la segretaria, parte i problemi quando hai un incidente, sono problemi seri, non parli mai certo, con lo stesso operatore. Quando ci sono problemi è un macello. Mia moglie ci ha rinunciato, era una causa differenza di 300 euro, ha detto andate tutti a quel paese. Poi c'è quella parte. Allora, su questa cosa etica, nonostante la privatizzazione e poi il contratto, se si decide di trasformare il contratto, è informatico, poi cioè i sinistri li gestiamo tutti noi in Italia, perché abbiamo una struttura che già lo fa. Noi oggi già abbiamo una struttura all'interno che gestisce i sinistri su tutta Italia. Il 2 di ottobre ci sarà una riunione di ripresentazione, qui speriamo di poi di partire con il contratto fra CAES e l'Isola di Cenci, tutti i gas della zona di Como possono appoggiarsi a l'Isola di Cenci per poter poi entrare a far parte della, cioè, avere la possibilità di fare il preventivo con CAES. L'idea è quella di trovarci lì, metterci d'accordo su una data entro la quale recuperare tutti i codici fiscali, tutte le persone anche all'interno del gas sono interessate a fare l'assicurazione, e quindi io penso che per metà novembre, fine novembre dovrebbe essere tutto pronto in maniera
poi ognuno possa confrontare la propria assicurazione con la situazione che viene offerta da una volta dato il codice fiscale si viene messi nel database e quant'altro, tu vai lì, fai il preventivo, a quel punto decidi sì, no, sì, no, va bene, non va bene. Una volta che hai fatto il preventivo non sei costretto a trasformare il codice, ci mancherebbe. Adesso tu, una volta che hai fatto il preventivo, ti arriva il preventivo tramite mail, tu lo valuti, lo guardi, insomma, lo puoi modificare, come ti ho detto prima, perché tramite il preventivo ti arriva un codicino che ti identifica, per cui tu ritorni dentro, non è che devi stare a rifare tutto, e chiami il tuo preventivo, lo modifichi, te lo fai rimandare, lo rimandano. Una volta che ti va bene, che pensi che sia sostenibile, che l'insieme del progetto e anche i numeri che il preventivo riporta sia una scelta che vuoi fare, lo trasformi in polizza, facendo il pagamento, mandando indietro, c'è tutta la procedurina sulla solita, insomma. Lì ti arriva la polizza e poi qualsiasi cosa tu hai bisogno che mi cassa. Tra l'altro sulla pagina di cassa di etica c'è proprio tutti i vademecum, il numero di telefono, se ti succede questo cosa devi fare, se ti succede quella cosa devi fare, e poi c'è il telefono, se c'è una persona. Ecco, l'ultima cosa, perché credo che sia importante anche poi questa parte, allora cassa su questo progetto non ha provvigione. Nel senso che fate conto che le provvigioni medie sull'RC auto a livello nazionale, anche quelle di CAES, vanno in conseguenza alla composizione del premio, perché sull'RC auto c'è una percentuale sul centrifugio, comunque la media sulla composizione di un premio generale RC auto è intorno all'8% per un agente di assicurazione. L'8% che poi va applicato al premio netto, perché voi sapete che i premi assicurativi sono pesantemente aumentati da tasse che vanno allo Stato, che vanno dal 12,50 al 26%, dipende da che ramo a che ramo, quindi quelli non vanno né alla gente né alla compagnia di assicurazione, ma allo Stato, quindi quell'8% va applicato poi sul premio netto, tutte queste robe. Allora noi non abbiamo provvigioni su questo tipo di progetto, siccome però esistiamo i sinistri, sulla base delle percentuali che noi già abbiamo sui numeri presunti e quant'altro, abbiamo un contributo sulla base del 3% del contante netto imposte di quello che verrà nel noi abbiamo fatto delle proiezioni per cui pensiamo che nel giro di un anno di attivazione riusciremo a essere una persona, grazie a questo progetto che poi formeremo per proseguire questo progetto. Per noi questo è un progetto politico, nel senso che è vero che poi ci permette di farci conoscere anche per altri, però il progetto etico in sé per CAES è un desiderio di decenni, insomma. Io ci tengo proprio tanto a dire. Non ho capito quel discorso che diceva la polizza per famiglia, che quindi andavamo a codici fiscali della famiglia. Allora, siccome il preventivo può essere fatto esclusivamente su dal proprietario dell'auto, allora all'interno di una famiglia ci possono essere più proprietari d'auto, no? Perché ci può essere la moglie che è proprietaria di un'auto, il marito che è proprietario di un'altra auto, e in questa situazione c'è il figlio che è proprietario di un'altra auto ancora. Non la devono fare, l'opportunità è per tutta la famiglia, per cui il gasista, cioè io sono un gasista da un po' di anni, insomma, però ingasabile da dover essere chi è il mio gas, è mia moglie la socia di gasabile, non è Gianni Fortunato. Però lei dice, anche io la macchina, lei rappresenta la sua famiglia, cioè rappresenta anche me. In quel database ci sarà il codice fiscale di mia moglie e il mio, quello di mio figlio, che ha 14 anni, no, che non serve. Se avessi avuto un figlio di 20 anni automunito sarebbe anche il suo, cioè nel senso che è un'opportunità per la famiglia, poi la famiglia può mettere soltanto quello del marito perché sotto l'interesse non è solo quello, però l'opportunità è per la famiglia, cioè non è che poi si va a vedere che il socio del gas è il marito della moglie, nel senso che è aperta alla famiglia, quindi il gasista può mettere il suo, quello della moglie, quello del figlio. All'interno di quello che è una correttezza, diciamo, che dovrebbe mettere esclusivamente quella del nucleo familiare convenevole. Anche perché su questo progetto, purtroppo, perché poi quello che dicevo prima esiste veramente,
stiamo monitorando, ma stanno nascendo almeno due gas apposta, una Caserta e una Reggio Calabria, per entrare nella convenzione etica. Cioè, adesso questo io ve lo dico perché sta accadendo veramente. Tant'è vero che l'accreditamento è molto lungo, perché sulla base poi di questa possibilità che purtroppo effettivamente si sta avverando, il caricamento dei dati può essere fatto una volta all'anno. Per quello che bisogna prendersi il tempo adeguato, no? Perché tutti possono capire e inserire il suo codice fiscale. Poi non lo usa, se lo fa il preventivo non gli interessa, non fa la polizza, fa niente, cioè non è un problema. L'importante però, siccome si può fare ogni sottoscrittore può farlo una volta l'anno, è bene farlo bene in modo che tutti abbiano l'opportunità. Se poi la vogliono portare avanti, va, è discorso. Perché c'è proprio la preoccupazione che si aggiungono apposta per fare questa roba. Non è forse questa la zona in cui può accadere, ma siccome invece sta accadendo veramente, allora forse un po' c'è la ragione. Sì. Con lo zoom, grande Gigi. No, è un video, va, sì, è un video. No, ma perché in questo momento che non sto facendo niente? Fino a 2 secondi fa.